dedicati, e sicuramente una giornata importantissima per lo Stato, perché è la giornata in cui celebriamo la fondazione, 74esimo anniversario della fondazione della nostra Repubblica. Fondazione che sappiamo bene che nasce da un momento di sofferenza umana, i postumi del dopoguerra, dove c'è stata una veemente reazione dei nostri connazionali che hanno consentito una ripresa rapida del nostro paese. E quindi c'è una sorta di analogia in questo momento, che si vive in uno stato di prostrazione per questo momento terribile che stiamo passando. E che oggi ho voluto, in un percorso virtuale, rendere onore ai caduti della Seconda Guerra Mondiale e nello stesso tempo riunire presso la prefettura tutta la squadra Stato che ha lavorato dietro le quinte per elaborare strategie per fronteggiare sulla base delle misure governative questa drammatica situazione. E poi volevo concludere con voi che siete stati in prima linea, siete stati in front office, avete vissuto personalmente questo momento straziante e cui vi dobbiamo riconoscere. Quindi oggi ci tenevo a testimoniare da parte di tutta la componente Stato, lo Stato persona della nostra provincia e i nostri sensi di gratitudine e di conoscenza per l'eccezionale lavoro che avete svolto. Siete stati veramente degli eroi, veramente in maniera inesauribile, instancabile, avete quotidianamente prestato assistenza e scongiurato che ci fosse una situazione veramente di pericolo assoluto. Quindi vi siamo veramente molto, molto grati. E ci tenevo a farlo attraverso testimoniarvi tangibilmente questo nostro affetto, riconoscenza, con una pergamena che racchiude il pensiero di noi tutti istituzioni. E passerei a leggerla. Per il 74esimo anniversario della Repubblica, 2 giugno 2020, ai medici e al personale sanitario dell'ospedale Covid-19 di Bisceglie, con infinita riconoscenza e profonda gratitudine per l'encomiabile impegno profuso durante l'emergenza epidemiologica coronavirus, sempre connotato da alta professionalità, nobile senso di umanità nei confronti dei pazienti e straordinario spirito di servizio per il nostro paese. La può girare.